ed altri no. Nel triangolo il mistero attraverso Mario Del Giglio. Domanda. Allora cosa intendi per karma? Risposta. Ho spiegato che per la mia esperienza non mi pare che un effetto karmico si riduca a un dare o un avere. Considerate il karma collettivo. Se si manifestasse in ogni evento, sembrerebbe che quello individuale non esista. Invece esistono tutti e due, seppur con ruoli diversi. Nella collettività esistono tanti karma individuali che influenzano gradatamente quello collettivo. Ma anche qui potreste chiedere, in un terremoto perché alcuni muoiono ed altri no? La risposta è che alcuni dovevano lasciare la vita terrena perché la loro dipartita serviva ad altri che attraverso quell'esperienza dovevano evolvere. Accettate tutto. Perché è sempre per il nostro bene. Lo so, sento già i vostri mugugni per quello che dico, ma per il momento è questa la mia verità. Pur essendo piccola, serve per farvi ampliare il vostro spirito e accettare più amorevolmente la vita che state trascorrendo con tutte le vostre manchevolezze. Sappiate che qui nessuno giudica nessuno, ma c'è la comprensione massima per tutti i fratelli che sono insieme in Dio.